Call of the Year 2017, the Peugeot 3008. Peugeot 3008 GT Line, la versione con il motore a gasolio, 2002 litri, 150 cavalli, 3 settimane di utilizzo, oltre 3200 km dal nord a sud e centro, perché sono andato proprio con questa 3008, sono andato a Monza a correre l'ultima tappa del campionato italiano TCR con la Peugeot 308 Cup gestita dalla Arduini Corse. Innanzitutto un salto generazionale pazzesco dal punto di vista stilistico, dalla prima generazione della 3008 presentata nel 2009, se non ricordo male, fino al 2016, cioè l'anno scorso, questa 3008, e si presenta come completamente differente sotto tutti i punti di vista: esteticamente più squadrata, cofano alto, linee di cinture, linea di cintura alta, aggressiva se vogliamo nella sua postura, con quel posteriore con i due scarichi incorporati nei fascioni, un atteggiamento da perfetta crossover cittadina, che si è dimostrata una enorme, grandissima stradista. Sportiva? Sportiva dinamicamente almeno quanto il suo aspetto? Non direi, decisamente non direi. Il motore 2 litri è molto presente, fluido, sufficientemente silenzioso, ma l'assetto è un assetto tendenzialmente morbido. C'è il pulsante sport che spingendolo rende il carattere un po' più esplicito, soprattutto ottima la sonorità degli scarichi, mi è piaciuta molto. Il volante, lo sterzo, diventa un po' più corposo nel suo utilizzo, lo preferisco proprio nella modalità sport anche durante l'utilizzo cittadino, ma la 3008 è decisamente una vettura familiare che si lascia guardare, che si lascia guidare, ma decisamente una vettura familiare. Il mercato dei crossover piccoli e di medi come il 3008 è un mercato sempre più competitivo. La 3008 ricalca un po' questo dinamismo estetico e questa postura su strada che piuttosto evidente, però il crossover deve rispettare dei capisaldi, delle linee guida fondamentali e inderogabili, alle quali anche la 3008, malgrado i suoi stimoli visivi così accentuati, deve rispettare. E quali sono queste linee guida? Innanzitutto la macchina deve essere pratica, economica da gestire, facile da guidare, economicità di gestione, anche quello, il 2000, io ho fatto oltre 3200 km su e giù per l'Italia con un consumo medio di 13,3 km al litro. Molta città, molta autostrada, molto extraurbano, e poi deve essere una vettura competitiva sotto ogni aspetto. La 3008 questi capisaldi li rispetta in pieno. L'aspetto competitività sul prezzo un po' meno, nel senso che una vettura come quella che sto guidando, quella che ho guidato, full optional GT Line, è una vettura che ti porti a casa con 33.000 euro, quindi un prezzo già che si avvicina alla categoria premium. C'è da dire che a tutti gli effetti, vedendo gli interni della vettura, guidandola, qua ci troviamo di fronte ad un crossover di categoria superiore.